Seguiremo la nave schiavi a ovest e sapremo chi è il colpevole. E poi? Poi lo ucciderò. Sarà pericoloso, forse è un suicidio, ma... Risparmia il fiato, Trip. Ci sto. Ci aiuterai? Siete in un mare di guai. E poi perché parlare di suicidio? Affrontare gli schiavisti non sarà diverso dalle altre battaglie. Il segreto è portarsi dietro l'arma giusta. Già. Oh. La nave che vi ha quasi catturati è venuta qui al cratere ogni giorno negli ultimi 6 mesi. Non riuscivo a capire il perché. Così ho iniziato a controllare quello che prendevano. E pezzo dopo pezzo ho iniziato a mettere insieme le cose. E... Hai parlato di un'arma. Quale arma? Il Leviathan. Questo è il nome che gli ho dato. È questo che stanno costruendo. Un mega robot. Il più grande mai creato. Con quel tipo di arma puoi far fuori chiunque tu voglia. Aspettiamo le squadre di recupero domani e le seguiamo con la tua nave volante. Esatto. Prima di poter decollare ho bisogno di alcuni pezzi di ricambio. Per fortuna so esattamente dove si trovano. Cerchiamo uno spinterogeno, un corpo di raffreddamento, un compressore e una batteria. Allora, lo spinterogeno si trova qui. Tu aspettaci qui, Trip. È una bella arrampicata. Lavoro da uomo. Sei pronto? Andiamo. È da questa parte. Dobbiamo arrivare lassù. Dici di rendere la cosa più interessante. Interessante? Mm-hmm. Ti va una corsa fino in cima? Pronto? 3, 2, 1. Vai! Ehi, hai barato! Ci vediamo su! Attento, adesso arriva il bello. Tutto qui, ragazzone? Ragazzone? Allora... Ehi, attento! Ovviamente non è la tua prima volta. È così che passi il tempo. Ehi, come fai? Io lo so. Tu cerca di scoprirlo. Dovrei fare meglio di così. Ah, non posso crederci che lo sto facendo. Andiamo! Ehi, pensavo volessi una gara. Ehi! Veloce per essere un maiale.
Hai vinto? Come ci sei riuscito? Sai, per un secondo ho pensato che mi avresti battuto. Ho perso solo per colpa del mio braccio malandato. Sì, certo. Non fosse stato per quello, ti avrei fatto mangiare la polvere. Come no? Devo solo fermarmi un momento a riprendere fiato. Ehi. Non ci siamo ancora presentati. Pixie. Senti, Pixie. Perché hai il nome di un maiale? Non ne ho idea. E tu? Come ti chiami? Monkey. Monkey. Scimmia. Beh, il motivo è abbastanza ovvio. Userò il rampino per portarci giù tutte e due. Fantastico. Fatto, ragazzi. Chi ha vinto la corsa? Io. Non è vero. Sì, certo. Trip, ho vinto io. Il compressore è da questa parte, seguitemi. Bene, dall'altra parte di questa porta c'è la vera fabbrica di robot. Lì troveremo il compressore e il corpo di raffreddamento. Io apro la porta. Ecco il piano. Su quella piattaforma c'è un compressore. Ma c'è un problema. Rilevo la presenza di robot molto forti lassù. Per raggiungerlo ci basta sollevare quelle due passerelle. Tu solleva le passerelle, io e questo piccolo restiamo qui. Quando arrivano i robot li faccio cadere mentre tu combatti corpo a corpo. Forza. Bene. Tiriamo sulla prima passerella. Bene, Monkey. Attivalo. Ah!
È troppo lontano per saltare. Puoi lanciarmi? Passiamo alla seconda passerella. Attenzione! Appena sarà su, inizieranno ad arrivare i robot. Monkey, sei pronto? Sono pronto. Vedi un modo per salire? Sì, da qui! Vieni quassù!
Aiutami a passare. Bene, abbiamo il compressore. Torniamo da Pigsy e scopriamo la prossima mossa. Spero proprio che questo Pigsy sappia il fatto suo. Non mi hai mai delusa finora. Puoi andare laggiù e farla scendere per me? Sicuro. Come facciamo a uscire? Possiamo passare di qui, ma dovremmo far saltare questo muro. Io lancio una carica e voi sparate per farla esplodere. Ce la fate, vero? Ecco, tutta vostra. Wow, bel colpo, Monkey. Beh, grazie davvero. Già, non era male.